Ciccio. Io avevo parlato di lavoro, cari frati, ma per chi c'è qualcuno che vuole lavorare qua? No. Poi è che vuole lavorare. E tu sei quadrata ancora quando lavori. Io l'altra volta eravamo in 30.000 a Roma che dimmo tutto, scioperamo, tutti che gridavamo pane, lavoro, libertà, pane, lavoro, libertà. A un certo punto venne uno con la cravatta e dice: senta, c'è un lavoro per voi, per mia. E a mezzo a 30.000 c'è dietro sulla mia. Sono stato sempre sfortunato quando io a scuola. Pensate, quando io a scuola, io stavo accanto a una cocciara, insomma, che era della mia età, e tutti io una malfottia ci faceva: io c'ho il motorino e ira pure io c'ho la bicicletta e ira pure io c'ho l'uccellino. Un secondo giorno, un'altra volta: io c'ho la bicicletta e ira pure io c'ho il motorino e ira pure io c'ho l'uccellino. E io non parlava. Un giorno dopo ci vedo che ha parlato con mamma, sa. Io attaccato: io ho la bricicletta, ira pure io ho il motorino, ira pure io ho l'uccellino. Ha detto la mia mamma che quando sarò grande ne avrò quanto ne voglio. E sono stato sempre sfortunato. La prima volta che mi bocciarono, cari frati, mi bocciarono perché un professore ci ha pigliato con mia. Mi disse: mico, mi deve dire che vuol dire contemporaneamente. Ci se saccio che vuol dire contemporaneamente io. Dici: dimmi con parole tue. Ci se io, professore, scusate, voi siete sposato? Dici sì. Figli in Davide? Dici sì. Due. Ci se posso non chiedere, faccio con un altro, con che siete? Dice cornuto. Ci se io figli faccio contemporaneamente su figli puttana. E così mi hanno sbocciato, mi hanno sbocciato. Vieni caro, che c'è tu? Sì. No, vieni tu, eccolo qua. Tu vedi se un rioccio poco tranne c'è, caro. Ecco, un rioccio poco tranne. Io questa sera, cari amici, gioco in casa perché venivo a Cittanova io 30 anni fa, quando ancora purtroppo, insomma, ci faceva come prima, vero? Tu come ti chiami? Come mia ti chiami? Bravo, di dove sei Domenico? Cittanova. Cittanova. Perché ci chiama Cittanova, sai tu? E chi sa? Cittanova. Che classe fai? Che classe fai? La quinta. La quinta alimentare. E che come mangi? Ti mangi due piatti di spaghetti tu. Senti, i tabellini sai, 6x4. Eh? 6x8. 68, bravo, compiso. Quando va a scuola, caccia, tanova. Bravo, bravo, vieni e faccio un presbire. Bravo, bravo. E che convinto, Senti, quando sei grande che puoi fare? No, te non la così se no fischia, chissà. Quando sei grande cosa vuoi fare tu? L'ingegnere, questo numero chi sai? L'ingegnere. È vero, bravo. Di quale squadra sei tifoso tu? Ma sei assurdo, no? Di quale squadra sei tifoso? Dell'Inter. Ma nella lista non andava, cazzo. E allora, bravo, senti. Tu ti guardi la televisione, ti guardi? Ti piace la televisione? Sì. La pubblicità ti piace? Sì. Dire che fanno la pubblicità, insomma, che rimarrono pezzoni, ti piace? Dice con me, o pilo e pilo, pane e pane, che è meglio, o pilo o pane? Cioè, dico, ripeti quello che dico io, tu dici quello che dici tu. Tu devi ripetere come dico io, o pilo e pilo, dici. Upile e pilo. Upane e pane, che è meglio? Upilo o pane? Che è meglio? Upane. Ma te ne picchiasse, bravo. Fatti noi tu. Scostomato, upilo. Allora, senti. Allora, tu ti guardi la televisione, la pubblicità, sì. Quando ne esce chi dice: Ambrogio, hai un buco qua, non so di che ci fatta. Ci voleva io, tu, certo che non sapevi che ci tratta.
e poi ti la dice vieni a prendermi all'IP, vi giuro che mangerai tutti i colonnini la vita non avanti qui. E poi girare che dice 10 piani di morbidezza e se uno abita all'11esimo dice ci mettiamo uno stitoco. Un nonno mio, cari frati, guardando la pubblicità morivo, dice come? Guardava la pubblicità del caffè, più lo mandi giù più ti tira su, com'è? Più lo mandi giù? Più lo mandi giù e più lo tiri su. E più ti tira su. Un nonno mio 95 anni via. Dice, ah così, e più lo mandi giù e più ti tira su. Ci ha cattato 50 kg di caffè, cari frati, 50 kg. Tutti i giorni ci faceva un caffè. Più lo mandi giù, più ti tira su. Più lo mandi giù. Più lo mandi giù e più ti tira su. Più lo mandi giù. Più lo mandi giù e più ti tira su. Ci butterò tanto su da morire. Ah no, non parlare queste cose tu, ah. Sei tu giù come arrabbia, come fa giù giù? Come fa? Come? Un favore, Giuccio, eh! Bravo! Allora, un Giuccio faccio i-a, i-a, attacca, passa! Ti chiamano amico, tu mi fai la mia caioca a carta. Allora, quando faccio io IA, tu fai IA. 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 E mannaggia. Collaboratore, bravo, bravo, guardate che imponenza che hai, eh. Senti, tu vuoi cantare una canzone con me? Che canzone sai tu? Il chisto moderno, che ne sai tu? Quanto era bella Rosina mia, ah sapete tutto, quale sai tu? Guardate, mi piace tutti chi mi cavallo. Cantate una cosa. E tu sai, non hai fatto chissà, quale sai? Sabato qui avete chiamare per me mio cavallaro, allora domenico raso. All'altro giro, tanto ci si tocca, ma senti, tu quale canzone conosci? Chi di vecchio quale ne conosci tu? Allora, e noi conosci mio cavallaro. No, no, i vecchi non ti conosci. Era lì che voleva volare, l'uccellino della l'uccellino della comune. Via, via. Era lì che voleva volare, l'uccellino della comune.
musicista non volevo volare. Bravo, bravo. Mo vediamo se sai questa qua. Questa la deve sapere sicuramente. Nella vecchia fattoria. Sai chi sa? Nella vecchia. Aspetta. Dici, dici. Nella vecchia fattoria, io. Nella vecchia fattoria. C'è la gatta, mia sorella, mia sorella, tu la conosci sola? Vediamo se ingaggi come si chiama mia sorella Caterina, forse come si chiama? Come si chiama? Allora conosci. C'è una rumba. Diventa un mago, ti ero? Bravo, bravo. Mi fa piacere che sei un ragazzo sveglio. Però i tabellini ne sai. I sai, 7 per 4? 6 per 4. E 6 per 8? 6 per 8. 6 per 4. 5 per 9. Ma la nuova mamma mia. La scuola va buona allora. E mo dato che tu vai bene a scuola, io la mattina ti devo regalare un orologio di Mico Pulici, così la mattina quando ti rivigli senti la canzone, va bene? Ok, un applauso al mio collaboratore. Bravo, 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 bravo. Ok, ok. Dimmi. Sì, ci sono i CD che sono lì alla regia, un prezzo eccezionale, 5 euro col calendario, Allora, io devo chiamare un altro ragazzo, mo. Così grande. Quanti anni dai? Tutti svegli sono qua a Cittanova. Tu di dove sei? Di Cittanova? Bravo. Non devo fargli capire tu. Anche ti fai capire, non trovo bene. Quando sei grande che puoi fare? E certo, ma anche in pizza. Non come a me che ancora sono disoccupato. Siamo sono disoccupati. Stai aspettando un pigliano. Io veramente all'età sua lavoravo a pizzo, facevo banconista. Facevo il banconista a pizzo. Tu parli di pizzo, un banconista, un barrista, come un chiami tu, barrista. Allora mi hanno licenziato, cari frati, sapete perché? Viene uno senza razza, dice, mo facendo non caffè, e se voglio vedere come c'ho un piglio, dice. C'ho preparato, segreto. Dice, mettetemi un goccio di zucchero, ci misi. Mo mi scitate, c'ho mi scitai. Mo forgite, c'ho forgia. Dice, due forza, uno e due. Dice, pigliatemi sotto in ciabuccia, mi pigliai sotto in ciabuccia. Dice, scusatemi, compagna un te, ci sei a 45 km. E così mi hanno licenziato, cari frati. Tu invece, quando sei grande, vuoi fare il calciatore. Quale canzone sai? Quale canzone vuoi cantare? Quanto era bella! La rosina mia, grazie che mi linda mia. Oh, ma guardate che questi quadrati sono molto belli, eh? È vero. Upile pilo più upale il pane con meglio pilo pane. Bravo, bravo. Meno male che ancora ragione tu, eh. Allora, mo dobbiamo fare quella di, come si chiama? La canzone di Orietta Berta, sai? Non la sai? Finché la barca va, la sai? Finché la barca va, lascia! Vamos a ver.